Sì, siamo in collegamento alla stampa di Trapani, siamo con il mister del Bari, sicuramente soddisfatto. Mister, oggi ha vinto lo sport, è stata una bellissima gara di calcio, soprattutto nel primo tempo 6 gol, ha vinto lo spettacolo e ha vinto poi una squadra che forse nel finale ha saputo stringere i denti, ha saputo soffrire, nonostante l'uomo in meno ha rischiato praticamente pochissimo contro il Trapani che le ha provate tutte ma non ha impensierito il vostro portiere. Sì, oggi chi è venuto allo stadio si è divertito perché ha visto una gran bella partita con due squadre che hanno giocato bene al calcio, si sono affrontate a viso aperto. Abbiamo fatto una mezz'ora di buonissimo calcio dopo il 2-0, abbiamo ribaltato il risultato e farlo a Trapani non è semplicissimo. Però noi alla vigilia abbiamo detto di venire qui e giocarci la partita a viso aperto, che abbiamo fatto anche a Crotone e a Palermo. Lì siamo stati meno decisivi nelle scelte negli ultimi 16 metri, oggi più determinati e forse abbiamo raccolto quello che in altre circostanze non siamo riusciti a fare. Sì, non era facile nemmeno partire dal 2-0, dopo 10 minuti avete sotto i due gol, avete mantenuto ordine al centrocampo sfruttando anche la superiorità numerica contro un Trapani che probabilmente lì ha, non dico ha perso la partita, ma ha avuto più difficoltà rispetto ad altre gare. Sì, noi abbiamo fatto una buona partenza, ci sono voluti due gol per svegliarci, però abbiamo sempre mantenuto equilibrio come è successo in altre occasioni, però sapevamo che avremmo potuto concedere qualcosa con i loro inserimenti ai centrocampisti, però nel momento in cui rubavamo palla potevamo far male a Trapani, ci siamo riusciti e abbiamo fatto molto bene, quindi la partita è stata preparata molto bene, interpretata benissimo dai ragazzi. E diceva in conferenza stampa con i colleghi della carta stampata, contro le prime 5 della classe 3 vittorie e 2 pareggi, sicuramente un bottino per un Bari che deve vincere due gare, una in campo per salvare il campionato galetto, l'altra in tribunale per dare un futuro a questa società gloriosa che ha portato 20.000 persone allo stadio martedì sera. Sì, c'è una doppia sfida che dobbiamo affrontare, per quel che mi riguarda io penso tanto al campo, non sarà facile raggiungere la salvezza perché è un campionato molto equilibrato, manca ancora 10 partite e di domenica in domenica si vedono tanti risultati a sorpresa, quindi dobbiamo stare sul pezzo, noi siamo, non dimentichiamo, la squadra più giovane del campionato, quindi non possiamo mai abbassare la guardia e quindi il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza. Poi spero che il tribunale di Bari risolva l'altro problema perché Bari è una città che merita, una società importante. Tra una settimana riflettori puntati sul San Nicola per questo Bari-Empoli che sicuramente dopo la vostra vittoria oggi suscita particolari emozioni. Se erano 20.000 martedì, quanti saranno il prossimo weekend? Spero tanti, perché noi abbiamo un'intera città che ci sostiene, ci sospinge verso questa salvezza, e quindi i ragazzi sentono la fiducia dei tifosi, dei nostri tifosi, e questo sicuramente non ci può far che bene, però il campo, poi in campo si scende in campo sempre 11 contro 11, quindi dobbiamo metterci del nostro come abbiamo fatto oggi. Bocca al lupo e complimenti mister. Abbiamo avuto ai nostri microfoni il tecnico del Bari, sicuramente soddisfatto per la prestazione dei suoi, ribadiamo, una squadra che ha saputo anche soffrire quando c'era da soffrire, che ha portato a casa 3 punti importanti in vista del match contro l'Empoli, che ribadiamo sarà sicuramente un match importante e mi auguro che possa esserci il San Nicola sempre più gremito dopo questa bella vittoria meritata qui a Provinciale di Trapani. Se non ci sono altre domande da studio e se non volete altri contributi, c'è Nissetto in sala stampa, giocatore che oggi è stato tra i protagonisti del Trapani, io restituisco la linea allo studio e andate avanti voi.